come eravamo, come si mangiava, come si viveva, ci si ammalava e ci si curava negli anni dai 50 ad oggi. Oggi siamo negli anni 60, siamo al secondo appuntamento del nostro viaggio sul costume, la società, il cibo, la sanità, la salute dell'epoca. Con noi Maria Giovanna Santucci, storica del costume e della società attraverso i cambiamenti alimentari. E gli anni 60 sono stati i mitici, hanno rappresentato certamente il decennio caratterizzato dal più importante rinnovamento generazionale che il secolo scorso abbia mai visto. Ecco qui, diciamo, alcune icone di quegli anni: la Vespa, la 600, la voglia di vivere, i tralicci della prima televisione. E poi l'aperitivo, insomma, dottoressa Santucci, Un po' di tutto, sono l'industria che comincia a diciamo che gli decollare. anni 60 io li definirei gli anni del sorpasso, prendendo spunto dal film di Dino Risi. Il sorpasso perché l'Italia incomincia finalmente a viaggiare a mille. Ormai è tutto cambiato, è tutto in velocità. Infatti vediamo nelle piazze i giovani, la voglia di essere partecipi, di vivere, di cambiare quella che era stata una generazione sofferente. Si vede ormai, guardi, ecco, gli abiti dell'epoca furono il periodo è stato il Gli periodo hippies. degli hippies, della minigonna, quindi dei cambiamenti generazionali dove tutto cambiava anche dal punto di vista alimentare e soprattutto, come vediamo qui nelle immagini, le industrie furono il pilastro portante di questa generazione che cambiava, sia delle automobili che delle motociclette. I Senza il giovani casco all'epoca. senza il casco, Senza il liberi, casco. liberi, liberi, liberi. Liberi. I giovani finalmente erano propensi a rinnovarsi e quindi a vivere una realtà che fino allora era stata di dolore, di sofferenze. E quindi incominciamo a vedere anche i primi giovani in piazza, anche le prime rivoluzioni. E come insomma, si è anticipato nella precedente trasmissione, c'è Enrico Mattei. un cambio anche politico. Un cambio politico, Enrico Mattei, Leni, e poi qui vediamo i primi dati sulla salute, sulle malattie. Diciamo, sono dati Istat che noi abbiamo raccolto e che ci fanno vedere che negli anni 60, cioè dal 60 al 66, gli anni che abbiamo calcolato, i malati più o meno sono stabili, insomma, tra 400 gli ammalati, insomma, ogni 100.000 abitanti. E diciamo tra 400 e 500, però aumentano i tumori. Ecco, i tumori in maniera esponenziale, insomma, da 78.000 ai 90.000 del 66. Si incomincia insomma, a parlare per la prima volta del tumore, ma non solo del tumore, anche di altre malattie tipo le malattie cardiovascolari, anche perché dobbiamo dire che in questo cambio generazionale, se prima era una generazione dove la grassezza era bellezza, questa invece è una generazione dove la magrezza è bellezza, quindi anche i modelli alimentari cambiano, per cui anche le malattie, anche il modo di vivere e anche e soprattutto le scoperte dell'epoca, perché chiaramente da un punto di vista medico si è più presenti, si conosce di più e quindi si avverte anche questo senso di nuove realtà da un punto di vista salutistico. Gli anni 60 sono stati anni importanti, anni in cui praticamente l'Italia, la nostra società, è cambiata totalmente, sia da un punto di vista di costume, da un punto di vista urbanistico. Infatti ci sono i primi quartieri, anche in periferia nascevano i primi quartieri, la realizzazione da un punto di vista dell'edilizia era totalmente diverso, finalmente si vedevano case fatte in maniera diversa, quindi ecco Ecco qui. Appartamenti. Sordi che danza Nel film tra il boom il boom edilizio, è dell'edilizia. E poi
la lavatrice. La lavatrice, diciamo che gli oggetti dell'epoca, gli questa oggetti dell'elettrodomestica. Questa 10.000 lire enorme, questa 10.000 lire che era un lenzuolo praticamente. Le donne italiane volevano a tutti i costi la lavatrice, un altro mito dell'epoca, un altro elettrodomestico, non solo il phon, ma il frullatore, sì. Perché si incomincia a vedere e quindi ad utilizzarlo per i primi frappè, per i primi frullati. Anche l'abbigliamento, come sì. vediamo, è un abbigliamento diverso, più diremmo frufru, sì. E anche l'alimentazione incomincia sì. Sulle tavole degli italiani sì. a girare molta più carne. La carne era un miraggio, fino a 5-6 anni prima. Era impossibile. Invece negli anni 60 c'è questa rivoluzione sulle tavole italiane. Posso dire anche un'altra cosa, che il 60 è stato anche l'anno della migrazione, cioè dal sud si sono trasferiti al nord, dalle campagne alla città, e quindi anche questa trasformazione, questo passaggio ha portato anche a lasciare nelle proprie zone di origini i piatti tipici, come poteva essere la mozzarella per l'uomo del sud che andava al nord. E poi i supermercati. Però in quel periodo che cosa accade? Si cambia totalmente, sì. nascono i supermercati, sì. il cibo, il primo cibo in scatola, il cibo preconfezionato, alcuni erano anche già cibi cotti. Sì. E quindi il supermercato che arrivava dall'America, chiaramente per l'italiano era un qualcosa di nuovo, questi supermercati grandissimi, immensi, sì. Dall'antipasto fino al dolce, questi carrelli dove i bambini venivano seduti all'interno, si girava, si comprava. Sì. E quindi c'è una diversa voglia di vivere il mondo della tavola e quindi anche il mondo del consumo. L'Italia degli anni 60 è un'Italia consumista, sì. cioè si basa su tutto ciò che sta arrivando dall'America. Tutti alle casse. Tutti alle casse. Questa grande novità. Questa novità, queste sì. file. Americana. Americana, quindi come un po' tutto, anche la musica sì. di quegli anni arrivava dall'America, anche i più grandi, diciamo, artisti sia musicali che cinematografici venivano sì. in Italia per diciamo fare dei film che poi rimarranno nella storia sì. come sì, la dolce vita come di, la dolce con vita Anita di Ekberg. Con Anita sì. Ekberg sì. La quale Anita Ekberg, mi preme dire un'altra cosa, in quel periodo c'è stato anche un altro film che ci ha rappresentato molto, il Boccaccio anni 70, dove la Ekberg in questi grandi pannelli pubblicitari messi in strada incitava gli italiani a bere il latte, perché quegli anni da un punto di vista per quanto riguarda la tavola sono stati anni di carne, ma sono stati anche anni di spaghetti con le vongole, vino bianco e latte. Il latte era importantissimo. Qui vede nelle immagini che scorrevano poc'anzi, sì. C'è stato un momento in cui già si pensava come fosse il 2000, quindi dove la piloletta poteva essere sì. il sostituto della pasta, sì. Del legume o della verdura o della carne. E la similitudine con una delle pubblicità attuali fatta da Pannariello, per esempio, sì, sì. dove la pizza è una pilloletta. Sì. Quindi, e la famosa frase di Alberto Sordi, donne, magnate, non fate la dieta. Le incitava, perché? Sì. Perché in quegli anni il modello di donna era Twiggy. Twiggy, sì. Sì, la modella. La magrezza. La magrezza, e questo veniva ripreso anche nelle pubblicità. Qui vediamo un attimo, eccoci, dobbiamo fermare, Aldo Moro era presidente del Consiglio, è stato presidente del Consiglio prestissimo, negli anni 60, mi pare del 65, e, o nel 63, e poi ministro più volte, e qui... la moda, l'abbigliamento. L'abbigliamento cambia. Insomma, grande voglia di cambiare in tutto. La donna si sentiva più libera, incominciava a capire che anche lei aveva dei diritti, quindi questi diritti non erano soltanto quelli casalinghi, ma anche al di fuori, quindi l'aiuto arrivava dall'elettrodomestico, sì. l'abito diverso. Diciamo che in quell'epoca un'icona fu, soprattutto per le donne molto giovani, fu Patti Pravo, che portò questa ventata di
gioventù, di, sì. Anche di diciamo di spregiudicatezza, sì, sì. E quindi le donne cercavano di rappresentarsi come Patti Pravo, ecco, il frigorifero, il famoso frigorifero. Bombati, sì, non bombati. Alti e poi i caroselli, i famosi caroselli, perché tutto ciò che si vendeva nel supermercato chiaramente aveva bisogno di pubblicità, e la pubblicità era data dal carosello con i suoi mitici con le sue mitiche gag e storielle, sì. Infatti in quegli anni sono anche gli anni dei Kleenex, dei fazzoletti, sì, di carta, sì, sì. Si cambia sì. Tutto sono gli anni dell'olio Bertolli, gli anni della famosa Maria Rosa, e quindi sì. Anche del caffè paulista, sì. E qui vediamo, ecco, questa rappresentazione, questo sì. Desiderio di acquistare, e quindi la scelta tra ciò che è del supermercato. Piace proprio a tutti, no? I sì, Galbani, sì, insomma. Sì, sì, sì. Ecco, quindi praticamente sono gli anni veramente di una svolta a 360 gradi in quello che è il modo di vedere la vita, certo. Di approccio con la vita, ecco la prima lavatrice Candy. È un cambiamento che probabilmente poi non c'è stato negli anni, nei decenni successivi, cioè parliamo di cambiamenti generazionali, se pensiamo, tranne internet, che oggi ha praticamente, è stata una svolta che nel bene e nel male ha sconvolto un po' il nostro modo di vivere, certamente. Di leggere, di conoscere. Gli anni 60 sono unici e irripetibili, sì. Proprio perché i cambiamenti furono e qui un grande tanti. Renato Rascel che pubblicizza il Dado Star, il famoso Dado Star, il famoso Dado Star. Diciamo che come accennavo proprio all'inizio, è stato l'anno del sorpasso, sì. L'anno di quella voglia di evadere, tant'è che proprio nel film Il Sorpasso il soggetto di questo film non è altro che questa corsa sfrenata in questa Spider dei due attori Gassman e Trintignant, fuori porta, questa sì. Gita fuori porta per pranzare, solo sì. Per quello. Per evadere, un'evasione. Per evadere, l'evasione, perché sì. L'italiano negli anni 60, ecco, per esempio l'immagine adesso ci riportano alla Mutua che sì. Negli anni 60 prese vita, e qui siamo tornati alla sanità, alla salute, e sono gli anni in cui nasce la mutualità, cioè la medicina mutualistica con i farmaci forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, con tutte le sue ovviamente storture, le sue devianze. Beh, ma qui è l'icona, è un film il medico della molto possiamo dire anche molto attuale, sì, certamente. Oggi si fa con il telefono, per la verità. Va bene, oggi con il telefono, però insomma, e qui vediamo la sorella che sta tagliando, e questa è mitica la sorella che è con il suo pollo. Sì, alla romana. Perché il pollo è stato l'alimento tipico degli anni 60, sì. Il pollo era servito in tutte le maniere, dalla diavola, alla romana, alla cacciatora, con i peperoni, sì. Insieme allo spaghetto con le vongole, insomma, questi due piatti hanno rappresentato bene l'evasione italiana della domenica verso il mare o verso le campagne, nelle trattorie, ci piaceva, dobbiamo sì. Dire, mangiare ciò. Sono gli anni anche, bisogna dirlo, della morte di Padre Pio nel 68, sì. Gli anni dell'assassinio nel 67 di Martin Luther King, insomma anni epocali, anni in cui sono avvenuti fatti che restano nella storia, come dei paletti, come ad esempio il primo piede sulla Luna nel 69 di Neil Armstrong, con il primo allunaggio raccontato in Rai 1 da Tito Stagno, insomma ce lo dobbiamo ricordare, chi se lo ricorda ovviamente, certo, chi lo ha visto. Certo, ogni tanto certo, compaiono certo. Queste, su Rai Storia e Rai Educational compaiono un po' questi flashback del passato, che a me personalmente, ma a molti miei coetanei, ricordano gli anni della fanciullezza, insomma certo. Gli anni 60, ma molti non sanno che cosa è avvenuto in questo. E noi abbiamo cercato, in questo piccolo spaccato, veloce, insomma, aiutati da Mario Argentino in regia,
abbiamo tentato di far vedere alcune cose delle tantissime che sono successe in quegli anni, perché ricordiamoli, perché venivano chiamati i mitici? Perché negli anni 60 sono nati i Beatles, i Rolling Stones, i Beat, la Beat Generation, i nostri urlatori, Tony Dallara, Mina, Celentano, Gianni Morandi, tutti negli anni 60. Poi bisogna dire poi il seguito è stato davvero un po' deludente, un po' penoso. Non si poteva raggiungere. Quindi gli anni 60 restano infissi nella memoria, nella nostra memoria, come indelebili, indimenticabili. E sono anche gli anni in cui nasce l'Autostrada del Sole. Gli anni 60 sono gli anni della Milano-Napoli, gli anni anche dei grandi film. Lei l'ha detto, Il Sorpasso, ma anche L'Armata Brancaleone, Il Dottor Civago, film indimenticabili.